In molti avevano già ricevuto la notizia dall'Agenzia delle Entrate ed ora arriva anche l'ufficializzazione, essendo scaduti i termini. La Regione Abruzzo non ha aderito né al condono saldo e stralcio né alla rottamazione ter per quanto riguarda il mancato pagamento del bollo auto. Per gli automobilisti abruzzesi, che speravano di poter usufruire della pace fiscale, la notizia è giunta come una vera e propria doccia fredda, a differenza delle altre regioni italiane che potranno usufruire delle agevolazioni, l'Abruzzo sarà penalizzato. Sulla vicenda è intervenuto in una nota il presidente del Movimento Italia Unita, partito dell'automobilista Antonio Turdò, il quale ha espresso pesanti critiche contro l'operato della Regione Abruzzo. Turdò, rivolgendosi direttamente al presidente della giunta regionale Marco Marsilio, ha esternato tutta la sua delusione di tutti gli automobilisti interessati dal pagamento dell'odiosa tassa. Il pagamento del bollo auto, sostiene ancora il presidente del Movimento degli Automobilisti, diventa ancora più odioso se si considera lo stato in cui versano gran parte delle strade provinciali. Forti critiche sono state espresse nei confronti del presidente Marsilio, che sull'argomento ha basato gran parte della sua campagna elettorale. Lo stesso governo aveva prorogato i termini per il condono.